tante zampe reagirono all'attacco, ma di malavoglia. Sembravano più interessati a rubacchiare oggetti a caso nella cameretta. «Non lasciategli prendere niente», dichiarò Teodora, ma due tante zampe scivolarono sotto il letto trasportando una spazzola e un unico calzettino. I pupazzi lottarono con valore, ma non poterono impedire che svariate cianfrusaglie fossero sottratte e portate nel bagliore viola. Flops vide un tante zampe che trascinava via la dorata coperta per neonati che la bimba usava fin da piccola. Quella fu l'ultima goccia. «Oh no, non pensarci neanche!» gridò e si tuffò in avanti, afferrando un angolo della coperta. Ma il tante zampe scomparve sotto al letto e all'improvviso Flops si trovò trascinato sul pavimento a velocità pericolosa. Stitch agguantò le gambe di Flops e anche Thea e Lumpy si lanciarono sulla coniglietta di Pezza. Lottando tutti insieme, i quattro pupazzi riuscirono ad aggrapparsi alla coperta, l'uno all'altro e a una delle gambe del letto da bimba grande. «Ottimo lavoro, Stoffini!» dichiarò Stitch. «E ora tiratela indietro!» A fatica, lentamente, cominciarono a estrarre la coperta dal bagliore viola. «Ce la facciamo!» esclamò Teodora. «Ci stiamo riuscendo!» Ma in quel momento ci fu un forte strattone come se una forza invisibile dentro il bagliore si fosse messa a contrastarli. E proprio in quel momento Lumpy perse la presa sul letto. Ebbe solo il tempo di sussurrare «Oh no!» prima che i quattro pupazzi venissero trascinati nel viola ignoto che stava sotto il letto. A quel punto la luce svanì. La cameretta fu di nuovo buia e silenziosa e sul lettone da bimba grande la dolce bambina si abbracciò forte e rabbrividì nel sonno. Un dado fra quelli pescati per ogni turno può essere conservato o messo in quest'angolo. Okay. I dadi conservati si possono usare o nel turno dopo, in aggiunta ai 5 che pescate, oppure quando venite attaccati per cercare di parare l'attacco, per difendervi. Quindi può essere utile averne uno di scorta, oppure se ne pescate uno viola che è un jolly, ma non avete un'occasione subito di usarlo, è conveniente tenersi. Quindi io adesso potrei dadi attributo viola, sostituire un dado. Io posso chiedere di sostituire questo con uno verde per poter entrare dentro. Allora, se voglio attaccare questo devo essere qua, posso essere anche da qua se voglio fare l'attacco adiacente come fa lei a contatto. Tu puoi essere dove vuoi perché hai un'arma da lancio. Lei deve essere qua. Sul letto. Perché qua c'è una linea verde. Quindi c'è io posso sacrificare questo per avere un dado verde per entrare dentro e dopo con questo attaccarlo. No, perché hai solo un dado jolly, quindi puoi scegliere se in questo turno portarti vicino e poi al prossimo turno tu attaccare. Oppure se tenerlo da conto e fare dopo qualche altra azione, magari finire lì. Ma quanti dadi puoi tenere da parte al massimo? Uno solo. Uno. Perché io adesso quelli che non vengono usati alla fine del turno vanno negli scarti.